Lady Mamushai è arrivata a questa sconfitta nel finale con questa sfortunata autorete di Nzita, quando la partita ormai sembrava incanalata solo 0-0, ancora una battuta d'arresto dopo la sconfitta di Teramo però. Sì, purtroppo sembrava una partita che dovesse finire sul 0-0, è una partita equilibrata, quindi penso che il risultato più giusto fosse sia il pareggio. Però purtroppo abbiamo perso, una sconfitta dura e ora non resta che ripartire a testa bassa e lavorare. Siete andati sotto il settore dei vostri tifosi e così come a Teramo, insomma, non siete stati accolti bene, insomma, i tifosi sono delusi, sono anche un po' arrabbiati per questi risultati che non stanno arrivando. Giustamente, siamo tutti delusi a partire da noi, quindi dobbiamo invertire la rotta già dalla prossima, cercare di vincere. Ne parlavamo anche con il tecnico Auteri in conferenza stampa. Il Pescara ha perso con tutte le squadre che sono nei primi posti, ha perso con la Reggiana, ha perso con il Modena, ha perso oggi con il Cesena. Come mai questa squadra, con le squadre che dovrebbero essere delle dirette concorrenti, non riesce a fare risultato? Come mai non lo so, so solo che c'è poco da fare, c'è solo da lavorare. Da lavorare duramente già a partire da domani. Come si può uscire da questo momento non semplice, Ledian? Al di là del lavoro, voglio dire. Nella mia esperienza, purtroppo, quello che posso dire è abbassare la testa e pensare a lavorare ancora più duramente. Sabato c'è questo derby, sabato prossimo, questa gara con il Teramo. Insomma, una gara a questo punto fondamentale, alla luce proprio della sconfitta in Coppa Italia, ma soprattutto della battuta del resto di questa sera. Sì, è una partita che dobbiamo già cominciare a preparare già da domani, perché è una partita che dobbiamo vincere e quindi dobbiamo cercare di vincerla in tutte le maniere. In classifica il Pescara è a 11 punti dal primo posto, a 8 dal secondo. È giusto in questo momento credere ancora nelle prime due piazze oppure guardare giornata dopo giornata a questo punto senza illudere i tifosi? No, è guardare giornata dopo giornata. Ora bisogna pensare a vincere al Teramo, contro il Teramo. Queste situazioni sono convinto che devi ragionare solo giornata dopo giornata. Per chiudere, Ledian, tu sei un giocatore esperto, sei ormai un pescarese naturalizzato, cosa ti senti di dire ai tifosi? In questo momento posso solo chiedere scusa e basta, cioè, c'è poco da dire, c'è poco da parlare, c'è solo da abbassare la testa e pedalare.